Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Giovi e oggi creerò insieme a voi la classifica dei miei pack preferiti di The Sims 4. E sì ragazzi, oggi sono tornato con questo video diverso dal solito perché qualche giorno fa ho visto su YouTube un video del genere. Ho visto questo video dal canale di Maruko, a cui mando un bacione se sta guardando questo video. E ho visto questo video, ovviamente lui ha detto di fare ognuno la propria classifica personale, così poi ci scambiamo idee, scambiamo opinioni. E quindi ho pensato, perché non fare un video in cui creo anche la mia? Quindi eccomi qua a farlo. Ovviamente il primo a fare questo video, comunque quello a cui mi sono ispirato, è stato Maruko, quindi ovviamente ve lo menziono e non potevo non farlo. Comunque io direi di cominciare. Questo è un link che ha messo Maruko nella sua descrizione, ve lo metto anche io. E comunque questo sito che si chiama Tire Maker, che è un creatore di classifica. Effettivamente qualcuno ha messo poi qua le concine di Sims 4 e ci sono le varie sezioni che si possono modificare e poi dove dobbiamo mettere tutte le concine dei nostri pack. Io ho creato 6 sezioni e ho messo i pack non provati, i deludenti, i così e così, i carini ma da migliorare, i pack che meritano e poi i miei preferiti, che sono ovviamente quelli che sono indispensabili per la mia partita. Io direi di partire subito, dopo faremo anche un'altra classifica, voglio fare 2 classifiche insieme a voi, però facciamo prima questa. Allora, partiamo dai pacchetti non provati. Ovviamente ho messo questa sezione perché va bene, posso dire bello, però essendo che non l'ho provato non posso dare un giudizio effettivo perché dei trailer sembrano tutti belli, quindi quelli che non ho provato li metto in questa sezione e non li giudico. Quindi mettiamo prima quelli non provati, cioè quelli che non possiedo e che non ho comprato. Allora, il mio primo animale è un pack che odiano quasi tutti, però a me dal trailer sembra carino, poi ovviamente non l'ho mai provato quindi non posso dare la mia opinione. Poi fitness stuff non ce l'ho, anche divertimento in cortile non ce l'ho. E poi non ho esterni da sogno. Invece per quanto riguarda i game pack non ho Strangerville. E poi tutti questi li dovrei avere tutti. Eh sì, li ho tutti. Ok, quindi questi 5 pacchetti, cioè il mio primo animale, fitness stuff, divertimento in cortile, esterni da sogno e Strangerville, non li giudico e non li posso giudicare perché ancora non li ho acquistati. E non so nemmeno se li acquisterò effettivamente Strangerville, penso proprio di sì, però gli altri non lo so. Quindi li mettiamo in questa sezione e non li giudico. Ok, quindi ho messo questi 5 pacchetti che non ho provato. Adesso passiamo alla categoria dei deludenti. Allora, come pack deludenti in realtà non ne ho molti. Vabbè, comunque mettiamo i pacchetti che ci sono. Allora, il primo è assolutamente Festa di Lusso, è il primo staff pack che è stato fatto e lo trovo veramente pessimo. Io ce l'ho semplicemente perché me l'hanno regalato con un giveaway, perché l'ho vinto. E anzi, ho avuto una fortuna incredibile, non mi lamento assolutamente, però come pack, ad essere sincero, non l'avrei mai comprato. Cioè non mi sarebbe mai venuta nemmeno l'idea di comprare questo staff, quindi deludente assolutamente. E poi un altro pack che trovo deludente, questa volta è deludente ma pensavo fosse carino, Vintage Glamour. Eh sì ragazzi, è deludente perché effettivamente dal trailer sembra bellissimo, ma in gioco non lo so, gli abiti sì, li utilizzi, ma proprio dal punto di vista di gameplay non aggiunge quasi niente, quindi in realtà è deludente. Devo essere sincero, ci sono rimasto male rispetto al trailer. Ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Va bene, quindi io direi che come pack deludenti lasciamo questi due. Adesso pensiamo ai pack così e così. Allora, come pack così e così direi di aggiungere bowling, perché bowling stuff carino, va bene, però si utilizza veramente pochissimo, non lo uso quasi mai il bowling, e questo staff aggiunge solo il bowling, quindi così così, non è nemmeno da migliorare perché non c'è da migliorare effettivamente. Lo staff è quello, cioè è proprio il pack in sé che così così effettivamente. Solamente bowling staff nella categoria così così. Sarò troppo buono forse? Non lo so, ma in realtà penso che metterò quasi tutto in carini ma da migliorare. Adesso vi faccio vedere. Allora, passiamo a questa categoria che sicuramente sarà la più affollata di tutte. Allora, carini ma da migliorare. Cominciamo. Rullo di tamburi, al lavoro. Carino ma essendo la prima espansione non è fatta molto bene. Sicuramente rispetto alle altre espansioni che sono state rilasciate dopo, questa espansione non ha niente, cioè veramente molto scarna rispetto alle altre che sono state aggiunte dopo, quindi
carino, non dico che è brutta, però cioè, da migliorare assolutamente il sistema dei negozi, insomma, dovrebbe essere tutto un po' migliorato, anche gli alieni, insomma, quindi al lavoro assolutamente da migliorare. Poi nella categoria carini da migliorare metterei anche Gita all'aria aperta, assolutamente sì, è il primo game pack che è stato fatto e sicuramente andava fatto meglio, però comunque a me piace, cioè è un bel game pack. Però niente di eccezionale che mi fa dire wow, bellissimo. Quindi secondo me questa categoria è perfetta per questo game pack. La stessa cosa anche un giorno alla spa. Bellissimi gli oggetti aggiunti, bellissimi gli abiti, ma dal punto di vista di gameplay non aggiunge niente. Per questo che sicuramente andrebbe migliorato. Non aggiunge una carriera, non, cioè andrebbe fatto meglio. Quindi anche un giorno alla spa carino, ma sicuramente da migliorare. Come game pack direi basta. E passiamo agli staff. Allora, io direi di mettere tra carini ma da migliorare assolutamente Giardini Romantici. È uno staff che aggiunge belle cose, ma gli oggetti di gameplay ormai sono vecchi. Cioè, non so se l'avete visto nel gameplay, ma per esempio il Pozzo dei Desideri, essendo che è stato fatto molto tempo fa, con le carriere nuove non funziona, cioè ci sono vari bug, varie cose che andrebbero risolte. Quindi sì, carino ma da migliorare assolutamente. La stessa cosa anche per Bebe Staff, aggiunge quasi solo cose per l'esterno, quindi avrei fatto anche altri oggetti per l'interno come dei lettini o altre cose più funzionali. Quindi lo metto anche lui nella categoria di carino ma da migliorare. E io direi basta. Io in realtà direi basta. Mettiamo basta. Adesso passiamo invece ai pack che meritano. Allora, io metterò tutti quanti i pack adesso, tranne un'espansione, un game pack e uno staff pack, perché nei miei preferiti voglio mettere uno e uno. Voglio mettere tre pack solamente, cioè proprio i miei preferiti in assoluto. Allora, come pack che meritano mettiamo assolutamente Usciamo Insieme, Cani e Gatti, Stagioni e Nuove Stelle. Sono tutte e quattro espansioni molto belle. Usciamo Insieme l'ho usata tantissimo, Cani e Gatti pure bella bella bella, Stagioni e anche Nuove Stelle, tutte quante molto molto belle, consiglio a tutti di comprarle senza dubbio. La stessa cosa per i pack Mangiamo Fuori, Vampiri e Vitra Genitori. Tutti e tre sono dei pack che secondo me non hanno molti difetti, sono fatti bene, perché Mangiamo Fuori con i ristoranti ci sono davvero tante possibilità. Vampiri a molti non piace, ma io trovo che sia fatto bene. Cioè, va bene che magari ci si ritrova a non utilizzarli moltissimo, però il sistema dei vampiri è fatto bene. Non c'è proprio niente da dire rispetto a The Sims 3, cioè no, dal punto di vista qualitativo è fatto bene, quindi per me merita Vampiri. E poi Vita da Genitori, assolutamente pack che merita, perché appena lo compri poi entra a far parte del tuo gioco e non ne esce più, perché si utilizza 24 ore su 24 questo pacchetto, con gli adolescenti, con i bambini. Quindi secondo me pack molto molto bello. Adesso passiamo agli staff. Pack che meritano assolutamente Cucina Perfetta, io direi che è quasi indispensabile per il gioco, perché per le cucine è una garanzia questo staff. Poi Accessori da Brivido, anche questo merita, ovviamente in accoppiata con Stagioni, perché da solo così così, però in accoppiata con Stagioni merita tanto. Poi Serata Cinema è uno dei miei preferiti, assolutamente molto molto bello, però non va nella categoria celeste, però comunque è davvero bello, merita anche Serata Cinema. Gli oggetti, gli abiti mi piacciono molto. E poi Stanza di Bimbi, assolutamente anche Stanza di Bimbi mi piace moltissimo. E adesso siamo arrivati ai miei preferiti. E vabbè, già si vedono qua sotto quali sono, però adesso li mettiamo nella categoria. Allora, come espansione Vita in Città, e l'espansione che ha aggiunto il sistema di quartieri è quella che ha aggiunto i festival, gli appartamenti. Secondo me quella che ho utilizzato di più è quella con cui mi sono sbizzarrito di più. Ho fatto un sacco di costruzioni. Poi anche il fatto di aggiungere abiti di etnie diverse, veramente bello. Io adoro Sermesh 1, tra i miei preferiti, assolutamente Vita in Città. E se voi state guardando questo video e non avete comprato Vita in Città, compratelo perché è molto bello. Poi come game pack penso si sia capito, Selva Dorada
nel mio cuore, assolutamente bellissima. Mi piace troppo questo Game Pack. L'ho utilizzato tutto, ma tutto, nella sua interezza con la famiglia di Miles e Kea, nel mio gameplay e lo adoro. Già adoravo The Sims 3 Travel Adventures e quindi come potevo non adorare The Sims 4 Jungle Adventure? Ovviamente è tra i miei preferiti, non può mancare. In realtà già quando ho visto il trailer ho detto no, questo pack deve essere mio, è bellissimo. E infatti sta tra i miei preferiti. Sapevo che era bellissimo e infatti non mi ha deluso. Devo essere sincero, molto molto bello. E infine, staff pack preferito, giorno di bucato. Assolutamente sì, in realtà è una cosa molto comune, quella di metterla tra i miei preferiti. È lo staff pack, penso, preferito di tutti, perché è lo staff pack che è stato creato effettivamente tramite i sondaggi che la EA rivolgeva al pubblico. Quindi, insomma, è uno staff creato da noi Simmer. Loro hanno semplicemente esaudito i nostri desideri, diciamo, però comunque un pack che tutti volevano. Ed effettivamente penso non ci sia una casa in cui non metto asciugatrice e lavatrice, li metto ovunque, asciugatrice e lavatrice, quindi assolutamente tra i miei preferiti. Belli, belli, belli. Perfetto, quindi questa è la mia classifica. E fatemi sapere ovviamente la vostra. Magari mandatemi su Instagram, nei direct, le vostre classifiche. Sono molto curioso di vederle. Così magari parliamo anche un pochettino sul secondo voi qual è il pack migliore, qual è quello peggiore. Insomma, fatemi sapere. Questa è la mia classifica personale. Va bene, quindi abbiamo visto la mia classifica personale dei pack di The Sims 4. Dal punto di vista di contenuti, adesso vi farò vedere la mia lista di pack di The Sims 4 dal punto di vista di utilizzo, quelli che utilizzo sempre, quindi indispensabili, quelli che li uso ma non troppo e quelli che non uso quasi mai. Ok, partiamo. Non li uso quasi mai, senza dubbio metto questo, cioè al lavoro non li uso quasi mai. Va bene che utilizzo gli alieni, avete anche ragione, però oggetti, abiti, non li uso mai, cioè proprio zero, quasi non esistono più nel mio gioco, quindi no, me lo metto proprio nella categoria rossa. Poi, per quanto riguarda i non li uso quasi mai, vampiri, anche vampiri è un pack fin troppo settoriale e non li uso quasi mai, oggetti di vampiri, ma anche i vampiri in sé non li uso quasi mai. Feste di lusso, questo si era capito, non li uso. Anche accessori da brivido, fin troppo settoriale come pack, quindi uso veramente poco gli oggetti di questo pack. La stessa cosa capita per bowling, la stessa identica cosa, e basta. Io in realtà direi basta, perché poi gli altri pack li utilizzo, anche se non troppo, però comunque tutti gli altri li utilizzo abbastanza. Quindi questi qua sono i 5 pack che non uso quasi mai, cioè al lavoro, vampiri, feste di lusso, accessori da brivido e bowling. Ok, adesso mettiamo la categoria li uso ma non troppo. Allora, ovviamente stiamo parlando dal punto di vista proprio di utilizzo nel gameplay, nella modalità costruisci, nel crown sim, quindi insomma in varie modalità. Allora, io direi mangiamo fuori, lo utilizzo sì, però i ristoranti non li uso molto spesso, perché poi a un certo punto ti scocciano, quindi sì, ma no. Vintage Glamour, di solito metto sempre una turetta per il trucco in ogni casa, però il gameplay, come vi ho detto, è un po' deludente, quindi li uso sì, ma non troppo. Poi un altro pack che uso ma non troppo è Serata Cinema. Serata Cinema anche abbastanza settoriale. Mi piace moltissimo, ma lo uso ma non troppo. La stessa cosa anche Granite Falls. La stessa cosa Granite Falls e anche Un giorno alla spa. La stessa cosa la dico per Selva Dorada, per Avventura nella giungla, perché sì, bellissimo, mi piace un sacco. Però dal punto di vista di gameplay poi a un certo punto basta, perché essendo una meta di vacanza. Sì, la utilizzi, però comunque non rimane nel tuo gameplay a fare parte integrante del gameplay. Quindi sì, va bene, li uso, ma non troppissimo. Perché ovviamente non ho modo di utilizzarlo molto, visto che è una meta di vacanza. Poi passiamo anche a Giardini Romantici. Sì, lo utilizzo, ma vi ho detto il gameplay non è tanto soddisfacente. Con Giardini Romantici direi che ci possiamo fermare. Quindi questi sono i pack che uso, ma non troppo. Cioè, mangiamo fuori. Vintage Glamour, Serata Cinema. Serata cinema, gita all'aria aperta, un giorno alla spa, avventura nella giungla e giardini romantici. Adesso passiamo agli indispensabili. Allora, usciamo insieme, lo utilizzo sempre, cioè i club fanno parte integrante del mio gameplay e anche Windenburg, quindi no, non posso metterlo in lo uso ma non troppo, ma è indispensabile per me. Poi vita in città, assolutamente, pure questo lo utilizzo sempre per gli appartamenti, per qualunque cosa lo utilizzo sempre.
cani e gatti, anche perché in ogni mia famiglia di solito c'è sempre un cane, un gatto, un procione, una volpe, insomma, fa sempre parte della mia partita. La stessa cosa a stagioni, lo trovo abbastanza indispensabile. Nuove stelle, in realtà lo metto qui. Cioè, lo metto nella categoria di mezzo, non lo metto indispensabili perché ancora non l'ho provato molto bene. Ma secondo me finisce per diventare. Secondo me questa espansione è bella, ma comunque è un po' settoriale. Quindi, sì, ma no. Cioè, secondo me sta bene nel mezzo, non la metto indispensabili. Quindi, queste quattro espansioni. Poi andiamo avanti. Poi mettiamo nella categoria indispensabili vita da genitori. Quello non può mancare. Aggiunge tantissime cose per il mondo degli adolescenti e dei bambini e non può mancare. Poi passiamo agli staff. Cucina perfetta, vi ho detto indispensabile per le cucine. Non posso più abbandonarlo. L'ho comprato e non lo abbandonerò mai più. La stessa cosa, stanza dei bimbi e bebè, perché questi due staff aggiungono tantissime cose per queste due fasce d'età che nel gioco base sono molto spoglie. E infine il giorno di bucato, perché lo utilizzo sempre. Quindi questa qui è la mia classifica dal punto di vista di utilizzo, quindi per quanto li trovo utili e quanto li trovo inutili, insomma. Non voglio mettere la categoria utili e non utili perché poi ovviamente quella cosa è soggettiva. Cioè, in realtà nessun pack è inutile perché ognuno ha un tema diverso, quindi nel gioco ha una funzione diversa, quindi inutile no. Però che uso o che non uso, quello sì. Quindi secondo me va bene così queste categorie. Quindi nella categoria non li uso quasi mai ci sono questi 5. Poi nella categoria di mezzo abbiamo questi 8 pack. E negli indispensabili questi 9. Ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Questa è la mia lista personale. Direi che possiamo anche fare un save download. Perfetto, abbiamo salvato anche la mia bellissima classifica. Perfetto, quindi abbiamo finito le classifiche per oggi. Ho fatto la classifica dei miei pack preferiti e la classifica dei miei pack preferiti dal punto di vista di utilità. Va bene, quindi ecco qui abbiamo finito anche quest'altra classifica e quindi abbiamo finito con questo video. Io sono davvero contento di aver fatto questo video, un video molto chiacchiericcio in realtà, e non vedo l'ora di vedere le vostre classifiche. Mandatemele in direct su Instagram, le guarderò tutte e io in direct vi rispondo sempre a tutti, quindi mandatemi in direct tutto quello che volete, che poi parliamo anche un pochettino dei pack di The Sims, insomma, fatemi sapere un pochettino le vostre classifiche, anche magari qua giù nei commenti. Fatemelo sapere, comunque voglio sapere assolutamente voi cosa ne pensate di tutti questi pack e cosa pensate delle mie classifiche personali. E va bene, dai, io direi che per questo video chiacchiericcio può essere veramente tutto. Vi invito ad iscrivervi, a lasciare tanti commentini con i vostri pareri, a lasciare like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo, muah, e buon Sims a tutti!